Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio riprendere un video che mi piaceva un sacco girare ai vecchi tempi, ovvero i miei prodotti preferiti negli ultimi 2 mesi. Parliamo di febbraio e di marzo del 2020, vi faccio una carrellata di quello che ho comprato. Si parte dalla cura dei capelli fino alla cura del make up. Voglio proprio darvi un assaggio di quello che io ho utilizzato in questi mesi, prendendomela molto con calma, descrivendovi bene tutto quello che ho appunto da sottoporvi. Quindi buona visione, per qualunque domanda sui prodotti che io oggi cito, scrivetemi. Cominciamo con 2 prodotti, che in realtà conto come il primo prodotto, che riguarda i capelli. Io sono sempre stata abituata a fare lo shampoo, poi la maschera e in realtà poi me li asciugavo da sola. Questi sono i 2 prodotti magici che mi hanno salvato le doppie punte e le lunghezze dei miei capelli. Entrambi sono marca Fito, che si trova in farmacia tranquillamente. Sono 2 prodotti diversi. Allora, il primo, che come potete vedere è il più utilizzato, è uno spray riparatore. Praticamente questo spray, oltre ad avere un profumo celestiale, molto green, molto verde, applicato sulle punte dei capelli vi protegge da tutte le spazzole che provocano calore sulla piastra ed è un termoattivo, quindi si scalda, si attiva e protegge il fusto del capello. L'ho utilizzato tantissimo in questo periodo in cui perdevo tantissimi capelli. Il suo nome è spray riparatore termale. Per tutti i tipi di capelli, soprattutto per le persone che hanno dei problemi di capelli, dei capelli sfibrati che vengono un pochettino stressati dalle piastre, dalle messe in piega, questo io lo consiglio vivamente perché non lascia il capello assolutamente unto, anzi ve lo rinvigorisce e avrete dei capelli super super setosi. Quest'altro prodotto, sempre della stessa azienda, è un concentrato di bellezza per il capello. Il profumo è leggermente più artificiale del primo perché contiene degli ingredienti un po' più indicati per i capelli colorati. È un riparatore del colore, quindi lo enfatizza, lo mette in valore e mi sono trovata talmente bene che l'ho riacquistato. Chi ha i capelli con le mesh come i miei, quindi un po' sfibrati ma comunque colorati e decolorati, consiglio più questo. Potete comunque abbinarli insieme, però ovviamente hanno 2 funzioni diverse. Si applicano entrambi sui capelli umidi, come vi dicevo prima, li tamponate leggermente e poi continuate con la vostra messa in piega, quindi super rapido, super veloce, lo potete portare anche in viaggio. Il prezzo del termo attivo è di 19,90€, il prezzo invece del concentrato di bellezza per capelli colorati è di 29€. Secondo prodotto, parliamo di polvere, ovviamente per il viso. La marca di questo prodotto è Clarence e il nome è Kit Pores and Matite. È una polvere di cui io mi sono innamorata, non ne faccio più o meno e l'ho già riacquistata 2 volte. E io vado alla ricerca continua di polveri mattificanti per la mia pelle che tende un po' a lucidarsi. E questa volta la commessa mi ha voluto proporre un tipo di polvere compatta, trasparente, quindi non ha colorazione. La parte sopra è composta dalla nostra polvere e la parte sotto c'è un regalo. Sono delle cartine mattificanti che uno va a, durante la giornata se la porta con sé, strappa una cartina, adesso ve lo faccio vedere, strappa una cartina e lo applica semplicemente sulla zona un po' più critica, qualche secondo, e lei assorbe, come potete vedere, il sebo in eccesso. Super comode, le porto sempre in borsetta con me. Invece, parlando della polvere, è fatta praticamente di polvere di riso, ovviamente cristallizzata e microfiltrata. Vi lascia una pelle così setosa al tatto che non ha eguali. Davvero ragazze, chi ha voglia di provare un prodotto innovativissimo, completamente trasparente, quindi va benissimo anche per chi non si trucca, io consiglio un sacco questo di Clarence perché ha davvero tutto ciò che necessita per essere naturale, super efficace e a lunghissima durata. Questo mi è piaciuto tantissimo di questo prodotto. Io lo applico al mattino prima di andare a lavorare, prima di andare a cominciare la mia giornata. Dopodiché non mi preoccupo più di quello che succede sul mio volto. Davvero è una cosa incredibile la sua durata. E poi, come vi dicevo, non mancano queste pratiche salviette che voi potete portarvi tranquillamente in borsa
quando andate in viaggio, quando dovete uscire per vari motivi vostri, voi semplicemente con una salvietta vi applicate sulle zone interessate e siete davvero come nuove. Ma le usate così di rado, le avrò usate due volte, per il semplice motivo che appunto la tenuta di questo prodotto è fantastica. Riduce al massimo le imperfezioni della pelle, che possono essere appunto anche dei pori leggermente più dilatati del normale. Il costo è 45 euro. Per quanto voi la utilizziate, è molto molto lungo come prodotto, dura tantissimo in tutti i sensi, sia per quanto riguarda sull'applicazione del viso, sia proprio per la confezione, perché è veramente di lunga durata. Terzo prodotto, parliamo di ombretti. Sapete che io adoro truccarmi e truccare, vado in lungo e in largo sempre per cercare le palette migliori, e adesso vi parlerò di un prodotto che ero un po' restia a comprare, però mi sono trovata in difficoltà, nel senso che nella mia città era tutto chiuso in quel giorno in cui sono andata a comprarmi e avevo dimenticato la mia trousse. Entro in questa profumeria e aveva questi sconti fantastici su tutti i prodotti di Dior. Ho detto vabbè, compriamone uno, tanto mi serviva un ombretto perché dovevo fare una serata, e mi sono imbattuta sui Cinq Couleurs di Dior, che sono delle mini palette, sicuramente li conoscete, al cui interno ho trovato delle meraviglie. Mi sono stupita tantissimo di questo prodotto. Non sono solita comprare make up di grandi marche, soprattutto Chanel e Dior, perché non credo molto nel mix tra grande marca di lusso e make up, non sempre corrisponde alla realtà come qualità. Questa mini palette, come vi dicevo, all'interno ha delle meravigliose sorprese, a parte che è praticissima perché all'interno contiene i pennellini di tutte le forme, super comode per chi viaggio ovviamente, perché deve farsi dei ritocchi volanti. Ha, come dice il nome stesso, 5 colori. Ovviamente all'interno aveva anche la spiegazione di come si applicano per chi non è pratico del trucco. Ha il colore più scuro per fare l'ombreggiatura, che è fantastico, molto pearlescente, molto naturale, ed è quello che io utilizzo oggi come colore per dare più profondità al mio occhio. Abbiamo un colore per la palpebra mobile molto molto chiaro, quasi color porcellana, poi il punto di luminosità che dà sull'oro in questo caso, il colore del punto luce più evidente, più glitter proprio, questo sembra polvere di diamante, ve lo giuro, è spettacolare sull'occhio. E per ultimo, molto 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 innovativo come cosa, è bellissima secondo me, non avevo mai trovato delle palette del genere, troviamo l'eyeliner in gel. Il colore che io ho scelto della mia è il 508 Nude Pink Design. Adesso vi faccio un primo piano dei colori perché sono fantastici. Vedete, colore scuro, colore chiaro, il pigmento del punto luce e l'eyeliner in gel. Vi giuro ragazzi che non mi sono mai trovata così bene con una palette di Dior. Come vi dicevo, non uso particolarmente questa marca, però mi sono trovata così bene con questa palette, in particolare la 508, che è un nude completo di colori, abbinamenti, che vi volevo parlare assolutamente perché questa è da considerare. La sua tenuta è estrema, vi giuro che non cambia di una virgola il pigmento quando lo applico al mattino alla sera. Il costo è di 65 euro. Sono molto contenta di averla acquistata perché è una mia compagna in questo periodo di quarantena, per fare dei trucchi e sperimentare al massimo con questi pigmenti. Quarto prodotto, in realtà è un mascara marca Too Faced Better Than Sex. È un regalo che mi hanno fatto le mie colleghe, che saluto. Ciao Greta e ciao Bea. È un mascara che già dal nome dice tante cose, nel senso, io ho provato questo mascara sapendo già la sua popolarità che lo precedeva. Lo scovolino, per chi se lo stesse chiedendo, è questo. È a clessidra. Il profumo è molto buono, io non uso sempre i profumi dei mascara. La cosa che mi è piaciuta un sacco di questo mascara in questi mesi è la sua particolare malleabilità. Ha un colore nero plumbeo bestiale, ha un colore veramente scurissimo che mi piace tantissimo, che effettua una profondità nell'occhio senza eguali. Molto cremosa come texture, facilissima l'applicazione, non sbava, tenuta eccellente. Per chi è alle prime armi con il make-up, consiglio assolutamente il Better Than Sex di Too Faced, perché è davvero al limite della perfezione. C'è chi lo trova troppo cremoso, c'è chi lo trova invece abbastanza liquido. Vi garantisco che come texture questa è perfetta. Il prezzo di questo da Sephora è di 28 euro e la sua tenuta è eccellente. Quinto prodotto, io di questo prodotto mi sono innamorata appena l'ho visto. Estée Lauder Genuine Glow. Come potete notare, non si capisce bene di cosa si tratta come prodotto. Ve lo apro così potete guardare. Allora,
è un blush in stick, si applica sulle guance e si può applicare anche sulle labbra. È un colore veramente, guardate, basta un semplice appoggio sulle guance, si picchietta leggermente per sfumarlo e si ha questo effetto di guancia rosea, color pesca diciamo, che a me piace un sacco perché dà questo effetto anche se uno non si vuole truccare, ma perché dobbiamo usare tutti la terra, è ovvio che la terra dà un effetto di abbronzatura, il blush invece dà un effetto di pelle sana. All'interno è super cremoso, vi dico che tra i suoi componenti abbiamo la vitamina C, la vitamina E, che è il tocoferolo, e acido ialuronico, quindi la sua texture è veramente tra le più morbide che io abbia mai provato. Sulle labbra questo è un punto suo favore. Adesso vi faccio vedere l'applicazione leggera sulle labbra. Basta picchiettarlo tranquillamente e come potete vedere avete già un effetto di bambolina. È proprio un prodotto che a me piace tantissimo proprio per la sua versatilità. L'ho pagato 30 euro in profumeria, mi sembra che sia però un'edizione limitata che avevo comprato appunto all'inizio di febbraio. Come vi dicevo mi sono innamorata. La colorazione, adesso ve lo scrivo meglio, è la numero 02 Peachy Keen, quindi io adoro i blush che ricordano la colorazione della pesca. Non mi piacciono invece quelli troppo rosei perché sulla mia carnagione con i miei capelli non stanno assolutamente bene, mi sembro Heidi. Invece color pesca devo dire che mi strapiace, la tenuta è spaziale e come vi dicevo è un prodotto 2 in 1, sia per le guance per dare questo tono di colore, sia per le labbra. Sesto prodotto, parliamo di labbra, mi piacciono un sacco tutti questi prodotti che stanno uscendo adesso perché hanno dei pigmenti veramente puri. Parliamo del prodotto di NARS, che stiamo parlando della linea Power Matte Lip Pigment. È una linea nuovissima che ha fatto NARS, la particolarità di questo prodotto è il suo pigmento. Vi faccio uno swatch. Allora, questo è il pigmento che viene fuori da questa meraviglia. Allora, in realtà all'inizio appare liquido. Tempo qualche secondo, questa meraviglia si asciuga e diventa completamente matte. Mi è piaciuto tantissimo questo prodotto perché ha una tenuta spaziale. C'è una concentrazione altissima rispetto agli altri prodotti che ci sono attualmente in commercio, soprattutto nella linea di NARS, con questa concentrazione di pigmento. Io ho scelto il numero Star Woman. Quando ovviamente lo applicate dovete stare un po' attenti a non sbavare. Questo prodotto va assolutamente utilizzato con una matita precedentemente applicata perché è così liquido all'inizio, proprio perché contiene tantissimo principio attivo e tantissima colorazione che senza diventa difficoltoso applicarlo. Fantastico, in video non rende tanto. Il prezzo è di 30 euro, lo trovate da Sephora o trovate comunque in altre boutique. Super intenso e sulle labbra questo è uno spettacolo. Prodotto numero 7. Da-da! Vi parlo di Jo Malone. Non vi parlo del profumo di Jo Malone o di uno di loro, ma vi voglio parlare del suo Dry Body Oil, ovvero un olio secco per tutto il corpo. Contiene all'interno una delle preziosissime colonie intense che fa Jo Malone, ovvero Oud & Bergamot. Ero in realtà andata per prendere l'olio secco di Dark Amber & Ginger Lily, che è uno dei miei profumi preferiti di questa linea di colonie intense, ovviamente perché ce l'ha un influencer super famosa, non facciamo nomi, era terminato nella boutique di Torino, volevo assolutamente provare la texture di questi prodotti perché mi piaceva tantissimo la sensazione di avere questo odore di bergamotto sulla pelle. Allora, la texture è spaziale, a parte il profumo che vi consiglio caldamente se siete indecisi tra il profumo e l'olio per il corpo, potete tranquillamente sostituire l'uno con l'altro, ovviamente la tenuta è un'altra cosa, però soprattutto nei periodi caldi, quando non volete avere quelle sensazioni di profumi alcolici sulla pelle, andate tranquille con l'olio di Jo Malone, perché davvero ha la percentuale di aroma pari quasi ad un profumo. Come potete vedere ha uno spray al suo interno, me lo spruzzo su una mano. Ragazze, pazzesco, se volete un consiglio andate assolutamente a trovare la boutique di Jo Malone,
La pelle dopo che avete questo olio addosso è tra le più vellutate che io abbia mai sentito. Lo potete utilizzare su tutto il corpo come profumo, quindi al posto del profumo. Di questa linea ovviamente ne hanno fatte tre versioni. La mia versione Oud & Bergamot, avete la versione di Dark Amber & Ginger Lily e avete anche la versione Velvet Rose & Oud, mi sembra. Ci sono queste tre versioni. Ma è spettacolare, mi è piaciuto tantissimo questo prodotto proprio per la sua esplosione di aroma, la sua persistenza sulla pelle e per appunto la texture che vi lascia proprio la pelle super setosa, profumata, idratata, perché poi all'interno ha un sacco di vitamine ed è spaziale, ma poi proprio l'olio in sé sulla pelle è perfetto. Esiste solo la versione in 100 ml che viene 63 euro. Per quelle occasioni speciali, per quegli eventi, per quegli appuntamenti che avete, sappiate che è una chicca spaziale, perché è diversa dal profumo, è molto più dolce e molto più aromatico, molto più fa un tutt'uno con la pelle. Questo devo dire che è un mio grande amore che in questi 2 mesi mi ha accompagnata tantissimo nelle mie giornate. Molto bene ragazzi, anche per oggi il video dei miei prodotti preferiti di febbraio-marzo 2020 è terminato. Mi piace condividere un sacco con voi i nuovi prodotti che escono in commercio e anche quelli che mi sono piaciuti e quelli non. Se vi è piaciuto il video ovviamente lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non lo siete ancora. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!